Ciao a tutti ragazzi, qui in Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Dark Souls 3. Ebbene, l'ultima volta ci eravamo fermati e avevo finito di esplorare una zona, la nuova zona che avevamo scoperto, quella piena con un draghetto lì che, oddio, magari potrei anche andare a trovarlo un pochettino più da vicino. In ogni caso questa qui è la zona appunto che l'altra volta ero pronto ad esplorare. Piano piano mi sono deciso, invece di fare una build basata sulla forza, di passare a una build un pochettino più orientata sulla destrezza e sull'agilità. Quindi mi servirà salire molto di livello per schivare più velocemente. Sarà basato sui parry, userò principalmente, voglio vedere di riuscire ad usare degli scudi piccoli, che per ora non ho ancora perché non ce li ho semplicemente. E quindi niente, adesso piano piano andremo avanti e andremo a scoprire le nuove zone che ci sono qua. E ce l'ho. Ormai lo conosciamo. Allora, potrei provare ad andare sempre di qua, perché mi sembrerebbe una cosa logica. Cazzo, no, basta. Pensavo di riuscire. E invece no. Sono stupido. Volevo curarmi e invece mi sono fatto del male. Se solo avessi chiave. Allora, vediamo un po'. Qui sotto, oltre a questione di chiave, sotto, oltre a questioni di chiavi, cos'altro c'era? Allora, c'era la chiave di là. C'era questo qui che vuole farci sentire per aria. E lì. Qui sotto è dove si andava dall'altra parte. E qua c'è la cella dove abbiamo aperto l'altra volta. La chiave richiesto dopo. Quindi qua non c'è niente pareti illusorie, cioè almeno non penso ci siano pareti illusorie. E quindi di qua principalmente non c'è niente. In poche parole non c'è niente. No, non c'è assolutamente niente. Quindi vuol dire che non devo andare da questa parte, molto semplice. Quindi proviamo ad andare dall'altra parte. E qua serve la chiave. Ok, dopo. Ok, ora che siamo sicuri che di qua non c'è assolutamente niente da fare, torno prima di tutto su. Perché sì, perché recupero le fiaschette Estus che ho perso con delle stronzate. Qua c'è l'amico cavaliere, qui ci sono venuto, no, quindi no. E quindi che provo a fare? Proviamo a andare dal drago. Bella domanda, eh? No, proverò, penso, ad andare dove ho recuperato la chiave la prima volta, penso. Fai silenzio. Ok, che se non sbaglio, essere proprio in questa direzione qua. Ah,
miseramente. Ok. Ora. Questo qui ci è cascato seriamente. È andato a uccidere quelli. Allora, ora, questo qui, come faccio sempre, voglio innanzitutto provare a batterlo, provando a fare un backstab, una cosa simile, solo, voglio vedere se riesco. Altrimenti si passa alle maniere forti e si va di bombe. Beh, se muore subito... Allora faccio un po'. Non mi ingrati. Ottimo! Beh, se ho battuto quello lì così, vuol dire che le bombe non sono poi così necessarie. Però bisogna essere molto veloci, perché si stava già per trasformare. Se ci avessi messo, tipo, penso, mezzo secondo in più... Allora, quel tizio lì l'ultima volta l'avevo ucciso, a quanto pare respawn, sfortunatamente. Lo scontro a distanza. Ora. Lì c'è il mio amico lì. Lì potrei saltare giù in teoria e prendere. Vabbè, lui è il prossimo. Stai calmo. Ok. Finito. Questa. Mi devo ancora abituare a questa cosa perché. Ho fatto due fiasche testo. Anche se dopo provo a controllare se mi dà tutta usare una fiaschetta Estus o appunto curarmi tante volte. Prova salto. Beh sì, questa qui era una bella scorciatoia per arrivare dove ero prima, perché altrimenti dovrei passare di là e sconfiggermi tutti i nemici. Giusto, giusto. Bomba nera. Qui si ricrollasse in testa invece. E se mi semplificassi le cose, facessi proprio così, direttamente. Proviamo, dai, così almeno mi risparmio la fatica di ucciderlo. Situazione adesso sono solo lì. Ok. Amico mio, che fai? Dai, voglio bloccarlo. Mamma mia. Cos'era sta cosa? Non l'aveva fatta la prova sta cosa, Cattivo. Allora.
Qui se non sbaglio uno si rialza. Due. Questo qui per fortuna è morto, perché non vorrei affrontarne due, non adesso. Ah, ma qua c'è pure la... Bastardo. Ma sta scrivendo che cavolo mi porta, eh? Perché prova a salto allora, scusarsi alla scala? Ucciso tutto quello che c'è di difficile da uccidere, se non sbaglio. Quindi ora tocca all'esplorazione della zona. Ah sì, giusto, l'ultima volta dovevamo andare di qua, mi ricordo che c'erano ancora un pezzo di zona qua che non avevo ancora esplorato. Comunque piano piano ci sto anche prendendo la mano con i comandi, che non è una cosa affatto brutta. Questa cosa mi sa tanto di muro illusorio, non so perché, sembra così finto sto muro. Allora. Ora, di qua sono andato a prendere la chiave, se non sbaglio, giusto? Possibile? Ah no, l'altra volta qua poi alla fine sono tornato indietro perché non... Perché non ero riuscito a fare sto salto e quindi sono caduto e ho perso quasi tutta la vita, se non sbaglio, quindi alla fine sono tornato indietro. Sto salto qui lo faccio un'altra volta. Se riesco a tornare qua con una porzione di vita decente. Scorciatoia più avanti. Non si riesco ad attivare una scorciatoia. Cosa cazzo? Ok. No, dai, sto pensando. Allora, qua ci voglio tornare a tutti i costi, perché se c'è una scorciatoia che posso attivare, soprattutto se è una scorciatoia che posso attivare, ne vale sicuramente la pena. In ogni caso, allora, adesso torno lì, provando a, insomma, risparmiare su cose. Stai prendendo in giro, scorciatoia. Ho capito, dai, torno subito su, non voglio sprecare fischiette su già adesso, cazzo, se devo arrivare fino alla non ce la faccio mica, se no, ragazzi. Ok. Allora, dato che voglio assolutamente recuperare le anime, adesso faccio così. Questo è Pussy Style.
Vediamo se riesco a ucciderlo come ho fatto prima. Mi preparo già la fischia a testo nel caso non riuscissi. Ho solo 36 anni questo povero. Cos'è? Stava pegando per... Vediamo un po' questo lucco strano. Ci sta. Questo qui secondo me se si impara a usare, cazzo. Diventa forte, cazzo. Un colpo simile. Si sta. Oh! Come on! Allora, qua mi sembra che c'era la scorciatoia per arrivare più in fretta. Sempre questi mostri che pensano di essere forti. Allora, ho bisogno di più spazio per affrontarti amico perché sei bello grosso, eh? No shit, bro. Tutto così facilmente. Anche non tenevo più lo scudo alto. Era quello l'errore. Ok, allora facciamo. Cambiamo modo. Affrontare questa situazione. Oh!
queste le ho finite. Cioè, la dose di cose le ho finite. Ora qua. Questi qui li devo uccidere per forza. Risolto questo e scendiamo. Vabbè, vediamo questa. Ok, ora lo voglio ammazzare, eh. Allora, qua c'era scorciatoia più avanti, giusto? Sì, quindi andiamo, dai. E stavolta so cosa mi aspetta, quindi vaffanculo. Fiore verde, ho un fiore verde, ragazzi. Quella è la cosa che mi fa imbestialire. Ci sono morto. Ok, vediamo cosa dicono. Scorciatoia più avanti, ottimo. Ok. Allora, dato che quello non andava fatto, perché sono andato sull'ascensore, l'ho chiamato, quello è salito senza di me, e cadere giù sarebbe stato piuttosto brutto, perché sarei morto di una morte crudele in questa maniera brutta. Però a quanto pare abbiamo trovato una scorciatoia. Curioso di vedere cos'è la scorciatoia. Avete capito dove siamo? No, io no.
capito, lì c'era scritto scorciatoie più avanti, ma io non ho idea di dove sono. Allora, prendiamo sempre lo scudo alto. Ho capito. Put culo! Capito invece. Forse. Non sono affatto sicuro di quello che ho detto, non sono affatto sicuro di ricordarmi dove sono momentaneamente. Vari che squillano. Non posso morire ora, vabbè. Questa mi rode di brutto anche. Allora, però adesso voglio capire dove era quel posto, perché impazzisco se no. Allora, vediamo se riesco ad arrivare. Allora, lì c'era scritto scorciatoia, quindi in qualche modo dovrebbe portarmi da qualche parte dove sono già stato, no? Dannazione. Voglio provare a vedere se dall'altro fuoco arrivo lì vicino. Perché magari ci arrivo, no? Chi lo sa. Muro del castello di Lothar, dai. Un po' più di esplorazione, ragazzi, anche oggi sarà un episodio di esplorazione a quanto pare. Ok. E da dove sono arrivato, giusto? Oh sì, qua è da dove sono arrivato tutto all'inizio. Ora, ah, vuoi dirmi che era? È qui sotto. Ci sta. Fatemi controllare sta cosa. Vuol dire che non sono nemmeno lontano dalle mie anime, fra l'altro. No, allora, questa qui era la strada ufficiale, giusto? E questa era l'altra, di qua devo andare io. Oh!
grazie a questo gruppo. La tastiera non ti funziona, poi scleri, poi scleri, eh. Ok. Ok, allora a questo punto voglio vedere di uccidere l'amico. Allora, innanzitutto recuperare le armi perché era una pressione. Ok, so come fare. Arma normale, ottimo. Ecco, se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Cos'è quel dannatissimo... Quando vedi la gente in bianco, cos'è? No, eh? C'è la Madonnina. Fallito. Ok, quindi la scorciatoia che abbiamo sbloccato, ora soprattutto che ho capito dove ci porta la scorciatoia, ci sta un sacco. E ovviamente allora, dato che non ho voglia di tornare al focolare... Ups! Fare la lancia è importante. Piuttosto aspetto 2 secondi l'ascensore. O forse è meglio dire 2 minuti. Però almeno ho quello. Allora, questo qui ora mi riporta lì e sì, posso provare ad andare avanti con l'esplorazione. Peggio che posso chiedere per ora, no? Ed è già successo tante di quelle volte. Sono all'inizio ed è già successo troppe volte, ragazzi. E dai, non posso. Ok, allora usiamo queste che potrebbero usare per scherzo, che ne ho ancora 2 e potrebbero pure tornarmi utili, piuttosto bevo questa. Scorciatoia più avanti l'ho trovata. E ok, e ora c'è la parte interessante. Allora, di qua non c'è bisogno che ci vado perché questa zona l'ho già svuotata. Un giorno devo andare a prendere quel drop, però perché mi fa girare i coglioni lasciare i drop in giro. Di pazzesco, ogni tanto trovi quell'oggetto che è utilissimo. Il problema è che non sai mai dove sono se non conosci già il gioco. Ok, allora, quindi questa qui è una nuova, cioè la continuazione della zona attuale. C'è una via principale molto pattugliata.
E a quanto pare questi qui sono diventati nuovi standard. Nuovi nemici standard. Una cosa molto bella. Però insomma, vediamo se riesco ad affrontarlo. Qui davvero li devo affrontare uno alla volta. Se li affronto due contro uno, ma ci muoio tante di quelle volte, ragazzi. Quello lì, secondo me, aia, aia, aia. Stanza del boss. Morte più avanti. Ok, questa è chiaramente la sala di un boss. Ok, prima di andare dal boss. Morte più avanti, sei di qua. Ok, qui ci si muore facilmente. Ho troppe anime per rischiare di morire inutilmente in un posto dove magari poi faccio fatica a recuperarle. Non voglio rischiare questa cosa, diciamo. Loro. Aia. Secondo. Grazie. Quanti di cavaliere di rotta? Lucerna. Andiamo a vedere. Tengo però. Mi dispiace, amico, che tu sia morto. Ok, quindi fra me e quello praticamente ci sono soltanto quei due o tre cosi. E lì invece c'è un cortile. Ok, ragazzi, torno indietro. Salgo di livello. E si fa il boss. Giustamente. Allora, il fatto è che ci devo arrivare full vita, altrimenti è una cazzo di sfida impossibile. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Vabbè, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Ok. Ci riposiamo, viaggiamo e andiamo a salire di livello. Fare del vincolo. Ok. Ok, allora ragazzi, oggi proverò una volta ad affrontare il boss. Se lo batto, ottimo. Se non lo batto, dedicherò il prossimo episodio a battere il boss. Dov'è? Eccola lì. Si sposta. Welcome home, Ashen One. Speak. Voglio avanzare di livello. Molto grazie. Then touch the dark egg nourishment. Allora. Mi sa che è tempera. Sì, non ho scelto di cali su tempo. Farewell, Ashen Me. Ok.
cos'hai da offrire. Oh, e then... questo oggetto. Coltelli da lancio, bombe. Maschera del ladro. Riduce il sanguinamento accumulato, non mi serve. Cioè, non so, magari col boss, per il boss alla fine mi servirà. Però per ora mi pare che non mi serva. Goodbye. Non voglio comprare oggetti inutili. Dove è fatto? Ecco qua. Ah, just what I need. Non posso, perché non ce li ho. For thee, be careful. Ah. Questo oggetto. Cosa hai da vendermi? La torcia, un giorno o l'altro la dovrò comprare per forza, altrimenti... Vediamo, vediamo. Pistola dello stregone, lenti di cuoio, maglia di maglia. Ok, ragazzi, diamo il via al primo, per ora unico, tentativo del boss, di provare a uccidere il boss. Il discorso devo assolutamente provarci. Dopodiché concluderò l'episodio di oggi, però... una prova sarà. Guardate che non sono scemo. Questa. Mi arriva una freccia nella schiena e roba simile. Ragazzi, mi vedrete ultra più adesso perché mi lascio. Dove sei? Fammi andare da solo. Non mi serve. Perché? Così almeno parte già su quello. Entra, please. Vabbè, fin quando devo usare la magia catturale non mi interessa, dato che comunque... fin quando posso usare questa, vabbè, perché comunque non ho il tempo di fare sta stronzata di animazione che sta lottando contro un boss, cioè, figuriamoci. Fuori del mondo che io riesca a sopravvivere contro un boss di Dark Souls, con quel robot, cioè, con l'animazione che va. Ora sto facendo un pensierino a pigliare e correre, così almeno non devo lottare contro quei due cosi lì che comunque potrebbero togliermi non poca vita. Tanto scommetto che una volta lì dentro, vabbè sì, tanto il massimo per prendermi e basta.
Non mi segue, un ottimo. Ok, vediamo cosa hanno da dire i nostri amici. Non troverai nemico avanti. Non troverai nemico avanti. O troverai nemico avanti. Però non vedo tante pozze di sangue. Prova torcia. Sembrava la sala di un boss, onestamente. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Piccola bandiera di Lothric. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart. And the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Via blu. Unkindled one. Head, go through the grip, but beware the vile. Ok, andiamo a vedere. Cos'è? Della via blu. E cosa fa? Questo qui va cercato su Google. È inutile. Ok, quindi qua non c'è assolutamente niente. Beh, penso proprio che... Invasori. Carino, prova a rotolare. Questa bellissima cosa. Quindi questa qui è una famosa sala per duelli, in poche parole. Ok, ok, ok. Fatemi controllare un attimo. Da 50 minuti che registro, ma va bene, dai. Dai. Così. Ok, questi comunque farmarli non sarebbe nemmeno tanto male. Faccio un bel po' di anni. Non vorrei essere distrutto. Se mi sa che basti tu, così. Proverò a scendere più giù. Frammento di titano. Questi droppano il titano. Ci sta. Cioè, a questo qui gli devo stare vicino perché
certa distanza. Che testus. Zio, sei noioso. Che alza nessuno, spero. Ma devo vedere, ti giro intorno fin quando ti ammazzo, ti giuro. Ok, di qua. Sembrerebbe esserci molto. È il momento di salire. Grazie, cioè ottimo, sollevati. Braccio più avanti. Braccio più avanti. Stai attento al gelo. Bugiardo più avanti. La gente sta cercando di dirmi che c'è un boss. Oh, io a voi avevo promesso un boss. Boss ci sarà. Questa sembra un'altra stanza da boss, ma di quella è proprio tanto da boss. Ok, ragazzi. Chissà cosa succederà, io ci provo. Eccolo, lo sapevo. Lo sapevo, nero sicuro. Non tocchi. Non tocchi in tempo, non ho fiasche a testus, ragazzi. Io sono morto, tantissimo. Sono mortissimo.
Mamma mia. Ok. Mi ha fatto male. Mi ha tipo fatto male. Mi ha fatto seriamente male. Ok, ragazzi. Quindi, il prossimo episodio sarà dedicato al boss. E per questa volta è tutto. Ragazzi, spero davvero di riuscirla a battere, perché quel coso lì, cioè, cazzosissimo. Devo ricordarmi di non usare mai più le magie in combattimento, perché è una pessima idea. In ogni caso, ragazzi, io vi saluto. È stato come al solito un piacere avervi qua a guardarmi giocare a Dark Souls. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi. Ciao.